Finally Giusto, confermi che adesso è quello giusto, giusto. Sì. perfetto. Ovviamente col 50% sbaglio sempre, non si scappa. Perfetto. Allora, dunque, oggi andrò a farvi vedere come si può andare a gestire l'intero ciclo di vita del prodotto e la gestione di una commessa all'interno di Fusion 360 Manager, quindi il PLM di casa Autodesk, come andare a integrare in automatico le funzionalità del PLM con quelle del PDM, quindi con Autodesk Vault Professional ovviamente, e come andare, poter andare a gestire eventualmente anche la fase di service e di gestione di ticketing su quelle che sono le assistenze sui nostri prodotti, sui nostri impianti, sui nostri macchinari. Ecco, quindi questa è l'agenda di quanto andremo a trattare quest'oggi. Allora, andiamo subito sul nostro PLM, quindi come già sapete dalle precedenti webcast, il login è direttamente fatto sull'utente tramite account Autodesk e a seconda della tipologia di licenza e del ruolo che viene assegnato all'utente, uno potrà avere o meno visione di alcune determinate workspace, quindi delle varie aree che vanno a far parte del PLM e ad avere determinati ruoli all'interno dello stesso, quindi potrà avere accesso a percorsi, accesso a modificare i dati, accesso a consultare le informazioni, a scaricarle e così via. Quindi ripeto, si fa il login con il nostro account Autodesk e con la propria password, quindi direttamente un login personale come può essere quello di Vault, che come vi ricordo dal 2022 ha permesso l'utilizzo dell'account Autodesk anche all'interno del login di Vault, così come appunto Fusion 360 Manage. All'avvio apriamo quindi la nostra bellissima home page dove abbiamo il lavoro personale in sospeso, che dopo andremo a vedere di cosa si tratta, i segnalibri personali, che sono i famosi collegamenti che andiamo a mettere in Vault, quindi per avere un accesso più rapido a un determinato item all'interno del nostro PLM. E poi abbiamo tutta la parte di reportistica, gestione dei diagrammi, dei report che possiamo aver generato secondo quelle che sono le nostre necessità e i nostri ruoli all'interno dell'azienda. Qui abbiamo fatto alcuni brevi esempi, giusto per far vedere che si può fare un report di qualsiasi workspace, di qualsiasi informazione presente all'interno del PLM. Questi report sono aggiornati ovviamente in tempo reale. Quindi nel momento in cui il mio collega va a modificare un'informazione, un campo, o a inserire un nuovo oggetto, una nuova commessa all'interno del nostro PLM, a seconda del mio ruolo, non smetterò mai di ripeterlo, potrò andare a vedere o meno quelle che sono queste informazioni. Come pensiamo di andare a gestire una commessa all'interno del PLM? Quindi sulle tre barre in alto a sinistra andiamo a navigare fra le workspace a cui abbiamo accesso, quindi andiamo nell'area di lavoro del Product Development, la parte di Project, ovviamente come vedete io vedo tutte le workspace e sotto workspace all'interno del nostro ambiente, ma in quanto sono amministratore, e qui abbiamo tutte quelle che sono le commesse attualmente esistenti. In questo momento possiamo andare o a fare un filtro o ordinare, quindi per andare a scremare quelli che sono i record presenti in questa schermata, oppure possiamo anche decidere di far visualizzare agli utenti solamente gli oggetti che sono in carico a loro, quindi nel momento in cui si trovano in uno stato a loro dedicato possono andare a consultare, a confrontarlo. Dopo vedremo di cosa si tratta. Volendo creare una nuova commessa, vado a cliccare quindi sul più e mi trovo una schermata di riepilogo delle informazioni, quindi io posso decidere di dare un numero che può essere automatico alla nostra commessa piuttosto che nominarla in maniera manuale, appunto. Qui può essere totalmente configurato Fusion Lifecycle. Ricordiamo come nelle precedenti webcast che il vantaggio di Fusion 360 Manage è che è altamente configurabile in maniera molto semplice e rapida, quindi uno può veramente andare a farselo calzare su misura su quelle che sono le proprie necessità aziendali. Possiamo andare a inserire una descrizione, quindi andiamo a fare test webcast giusto per vedere. Qui facciamo DJ 2021003, per esempio. Adesso ho messo una codifica libera piuttosto che un'automatica. Posso andare ad assegnare
il cliente, quindi darlo a prendere in automatico dal nostro gestionale piuttosto che dall'RP, piuttosto che da una voce presente all'interno del PLM, appunto, oppure andare a inserirlo in maniera anche questa manuale. Ovviamente Fusion 360 Manager serve per andare a integrare tutti quelli che sono i processi all'interno di un'azienda, quindi è fatto apposta per essere integrato totalmente con i software delle varie funzioni dei vari processi aziendali, quindi non va a sostituire un ERP, un CRM, un gestionale, ma va a integrarsi, quindi tutti i dati possono essere letti e importati all'interno di Fusion 360 in maniera automatica e viceversa possono essere esportati da Fusion verso i rispettivi software, insomma. Ho creato per questa webcast un'ipotesi di flusso di processo, quindi il mio processo di gestione commessa va dalla ricezione dell'ordine, alla fase di ingegnerizzazione, alla fase di sourcing, assemblaggio officina, internal test, factory acceptance test, imballaggio spedizione, commissioning e SAT, giusto per fare un mini flusso, insomma. Ad ognuna di queste fasi io posso andare ad assegnare un approvatore, quindi che sarà la persona che avrà in carico la gestione di questa attività, insomma. Adesso, ovviamente, essendo in questo momento solo io che sto navigando nel PLM, metterò me all'interno di tutte le fasi, ma per poter procedere con i vari flowchart e i flussi di lavoro di approvazione. Quindi dirò che l'approvatore e l'esecutore sono io. Come vedete a destra ho un campo che è as approved, quindi che andrà a compilarsi nel momento in cui avrò ultimato la mia attività e, me la trovo, e quindi la passerò allo stato successivo. Cosa succede in questi casi? Quindi il momento in cui io vado ad assegnare ad un utente un'attività e a salvare quindi il mio oggetto, in questo caso il mio progetto, mi accadrà che mi ritroverò all'interno della mia home page il mio lavoro in sospeso, quindi torniamo un attimo nella plancia di comando, dopo torniamo a bomba su questo progetto. Insomma, il tempo un attimino di refreshare la nostra attività ed eccola qui. Quindi mi troverò tra le attività che devo ancora svolgere, l'eventuale data di scadenza qualora fosse andata a inserirla, il nome dell'attività, la workspace di cui fa parte e lo stato in cui si trova, quando è stata impostata e da chi. Ulteriormente, quindi oltre alla notifica direttamente in home page all'interno del PLM, io posso andare a decidere di far mandare una mail all'utente che ha in carico, insomma, l'attività, in cui gli viene ricordato che gli è stata assegnata un'attività, lo stato in cui si trova, da chi è stata fatta, eccetera, con direttamente il link per poter andare a svolgere l'attività stessa. Questa è una funzionalità che si può attivare a seconda delle necessità, giustamente, di ogni azienda, perché qual è l'utilità anche del PLM? Di andare a snellire i flussi e le comunicazioni all'interno dell'azienda. Tra queste rientrano ovviamente quindi gestione di file Excel, gestione di documentazione, gestione dei report, come abbiamo visto in home page, ma anche l'invio di mail. Perché ovviamente la ricezione massiva di mail nel quotidiano ha un numero molto elevato, quindi il rischio di ricevere troppe mail è quello poi di non andare a vederle. Quindi a noi ci piace in realtà non far inviare la mail, ma solamente perché uno dalla propria workspace, dalla propria dashboard, ha subito accesso a quelle che sono le attività e le informazioni a cui deve poter avere accesso. Comunque, ripeto, questo qui è altamente configurabile. Ovviamente, cliccando direttamente sul link mi riporta all'articolo, quindi alla commessa in questo caso che siamo andati a creare, oppure posso andare anche a vedere in anteprima, quindi senza aprire un nuovo tab, quelle che sono le informazioni principali. Quindi mi va a far vedere quelli che sono i tab, le voci che sono assegnate, le informazioni che gli ho detto di mostrarmi in anteprima. E da qui posso andare anche a cambiare stato del flusso di lavoro. Torniamo però nella schermata principale, quindi nel riepilogo di quelli che sono i dettagli della nostra commessa. Cosa andiamo a vedere quindi? Da qui abbiamo, in base sempre ai ruoli, la possibilità di modificare
le informazioni principali di dettaglio. Posso andare a vedere quello che è il flusso di approvazione, quindi quello che abbiamo visto prima nei vari campi che abbiamo compilato. Qui è schematizzato e ci fa vedere in maniera grafica istantanea quelle che sono lo stato in cui si trova una commessa. Quindi mi dice che adesso sono in ricezione ordine. Io, siccome sono l'approvatore e l'assegnatario di questa attività, posso andare ad approvare e far passare il flusso, lo stato dell'attività nello stato successivo. Qui cosa possiamo decidere di fare? Possiamo decidere anche di mettere dei blocchi, quindi io non posso andare a far passare lo stato allo step successivo se non ho magari inserito della documentazione, quindi oppure inserito dei campi, quindi all'interno della voce attachment devo poter caricare magari in questo caso il PDF firmato dal cliente in cui mi conferma l'inizio e la commissioning di questo progetto. Oppure posso andare a creare come magari project manager delle sottotask, quindi quelli sono i miei step principali, ma poi posso andare a creare delle varie task e assegnarle a delle altre persone. Quindi ipoteticamente potremmo decidere che l'approvatore di ogni stato che vediamo in questa fase del progetto sia il responsabile di funzione e all'interno delle task e deliverables posso andare a creare delle attività e assegnarle alla risorsa che effettivamente dovrà andare a fare il compito, diciamo così. Quindi vado a scegliere la tipologia di attività, quindi vado a scegliere la fase in cui mi trovo, quindi andiamo a dire nella fase di ingegnerizzazione, la descrizione deve essere preparare, ad esempio, il modello 3D, ops, ho scritto male, così, modello 3D, e gli vado a dire chi è l'assegnatario di questa task? Anche qui facciamo sempre io per praticità, e anche chi dovrà andare a confermare questa informazione. Quindi il responsabile dell'ufficio progettazione, per esempio. Salvo e chiudi. Mi comparirà, quindi l'ho creata da zero questa nuova task. Come vedete, mi ha dato un progressivo. Ma anche in questo caso possiamo decidere di andare a nominare le task come meglio crediamo. A questo punto mi trovo la mia task in questo stato con una data di inizio e una data di fine che devo poter andare a modificare sempre sulla base di quelle che sono le informazioni. Posso andare a creare delle sottotask, per esempio, e avrò delle milestone. Eccole qui, quindi posso dire quando andare a ultimare entro quando, ecco, la data di fine entro cui deve essere fatta la mia task, aggiungere delle sottotask o delle milestone, e anche in questo caso abbiamo un workflow dedicato a quelle che sono le attività in questo caso. Quindi l'utente a cui è segnata l'attività nel momento in cui in Vault avrà disegnato tramite Inventor il modello 3D, avrà caricato l'assieme, sarà stato approvato. Avrà generato l'articolo, andrà a passare lo stato in complete in modo tale da andare a chiudere, diciamo, la nostra attività. In questo momento, cosa andrebbe fatto all'interno di Vault? Andrebbe comunicato al PLM quello che è l'articolo che è stato generato e con tutti i campi rispettivi da portarci dentro. Questo come avviene? Avviene tramite il connettore tra Vault e Fusion 360 Manage. Noi come MKE siamo andati a sviluppare un tool dedicato per la configurazione di quelli che sono i campi e le modalità di importazione degli articoli. Quindi con un tasto destro sugli articoli andiamo a fare impostazioni Fusion per la prima volta. Ovviamente sarà l'utente amministratore che potrà fare questi collegamenti, e lui mi mostra che cosa? Tutte le proprietà che trova all'interno di Vault, e gli posso dire con quali proprietà del PLM, quindi del nostro tenant, devono essere mappati. Quindi, ad esempio, andiamo a dirgli che il numero, vediamo di metterlo in ordine, ok, il numero
è già mappato correttamente con number del nostro PLM, la descrizione dell'articolo con description e così via. Quindi tutte quelle che sono le nostre proprietà personalizzate che vogliamo riportarci all'interno del PLM possono essere esportate senza problemi. Andiamo a salvare la nostra configurazione. A questo punto, per inviare all'interno del PLM un oggetto, possiamo fare come sempre nel DNKI facciamo per la parte di sincronizzazione degli articoli, quindi o un'esportazione in maniera puntuale, quindi tasto destro esporta su Fusion, oppure dei trigger in maniera tale che ogni X ore piuttosto che a una determinata ora del giorno lui mi vada a esportare tutto quello che ho creato di nuovo in Vault e me lo vada a importare in automatico all'interno di Fusion Lifecycle, in maniera tale da dove trovarmi subito l'anagrafica articoli presente con tutti i campi necessari. È possibile ovviamente importare, oltre a quelli che sono i record del database, quindi tutte le informazioni che siamo andati a scrivere all'interno del PLM, è possibile importare anche allegati. Quindi possiamo decidere di importare ovviamente il DWF del file, magari i PDF delle messe in tavola, perché al PLM hanno accesso anche i tecnici piuttosto che gli operatori, il montaggio, e quindi hanno necessità di avere questi documenti da poter scaricare, e si possono decidere di sincronizzare in automatico insieme alle informazioni dei record del database. Questo è molto customizzabile come tool. L'abbiamo voluto sviluppare internamente proprio per questo motivo, perché ogni azienda ha delle necessità diverse e quindi non si può pensare di vincolare e andare a relegare quelle che sono le necessità di un'azienda a uno strumento standard. Ecco, tutto qua. Torniamo quindi nella nostra fase di progetto. Nel momento in cui l'assegnatario della sottotask ha completato la sua opera, il responsabile della fase, quindi in questo caso la fase di ingegnerizzazione, va, opa, non avevo salvato le modifiche, va a modificare lo stato del flusso di lavoro. Quindi abbiamo visto che anche a livello grafico la task è stata completata, qui possiamo aggiungere tutte le task ovviamente che vogliamo. Il gestore del responsabile dell'area andrà a provare a passare il progetto nella fase successiva. Quindi anche in questo caso abbiamo qui un riepilogo di quelle che sono le informazioni. Andiamo a vedere la prova al workflow in cui ci troviamo in questo momento. Sono in ingegnerizzazione, vado a passarlo alla fase di sourcing. Opala, quindi qua in alto troviamo il punto in cui ci troviamo, insomma. La persona, anche in questo caso, che avrà in carico questa attività si ritroverà la mail come abbiamo visto prima, e adesso vedete che sta sincronizzando le informazioni anche a livello grafico e proprio nella home page, nella dashboard principale, si ritroverà la task aggiornata e a lui assegnata. Quindi andiamo a fare un refresh giusto per velocizzarli un attimino. Il processo, insomma, quindi ci troviamo che l'articolo di nome PG 2021003 test webcast dell'area di lavoro project si trova in stato di sourcing. Come vedete, adesso abbiamo anche, vabbè, dopo andiamo a vedere nel dettaglio tutte le varie attività che mi sono assegnate, che poi non ho mai svolto, perché questo ovviamente è l'ambiente di test. Però una volta che poi vengono completate e chiuse, il lavoro personale in sospeso verrà ripulito e saranno presenti solamente le attività in carico e ancora da fare. Anche in questo caso abbiamo detto possiamo andare ovviamente inserire allegati, quindi tutto quello di cui c'è bisogno in ogni step, in ogni fase del processo, per andare a condividere con il resto dell'azienda il maggior numero di informazioni. Può essere gestito da un'unica schermata. Ci tengo a ricordarvi solo una cosa. Prima abbiamo detto che possiamo allegare
i PDF, i DVF del file, manualmente possiamo andare ad inserire allegati, quindi con un semplice clic io vado a scorrere tra quelle che sono le informazioni presenti sul mio computer, quindi può essere un manuale di istruzioni, piuttosto che un rapportino di intervento, piuttosto che delle fotografie, insomma, che mi rendano utilizzabile e che abbia senso questa informazione, le posso andare a caricare all'interno della voce attachment, appunto. Posso fare download, si può decidere se andare a visualizzare nel web piuttosto che a scaricarsi tutti gli allegati, eccetera, eccetera. Il discorso qual è? Che ogni licenza di Fusion Lifecycle, o meglio, Fusion 360 Manage, ogni licenza professional dà a disposizione 25 giga di spazi di archiviazione. Quindi abbiamo tre licenze professional di Fusion 360, avrò a disposizione 75 giga all'interno del mio ambiente cloud su cui andare a archiviare quindi tutte le informazioni che voglio. A differenza di Vault, però, il PLM non deve essere un gestore documentale di tutta la documentazione, bensì deve essere uno strumento che permetta di condividere le informazioni con il resto dell'azienda in maniera più snella e più agile. Quindi il nostro consiglio è quello di non andare a sovraccaricare il PLM con migliaia di foto piuttosto che con i file in 3D dei nostri oggetti, ma appunto di andare a caricare solo quello di cui abbiamo realmente bisogno. Quindi ripeto, magari dei PDF, i DVF degli articoli, quelli assolutamente hanno senso di esistere all'interno del PLM, perché appunto chiunque almeno ha già modo di vedere l'oggetto che si sta analizzando, insomma, però non dobbiamo appunto andare a sovraccaricare. Con una licenza invece Enterprise di Fusion 360 si ha spazio illimitato, quindi uno ipoteticamente potrebbe caricare la qualsiasi all'interno del tenant, quindi del proprio sito aziendale, insomma. Volevo farvi vedere quindi la parte, scusatemi, faccio un piccolo topic su quelli che sono gli item and BOM, quindi tutto quello che ci portiamo in automatico da Vault, per esempio. Andiamo a togliere il filtro di ricerca. Quindi in questo caso possiamo mettere i filtri, possiamo andare a scegliere quelle che sono le viste di default, quindi con i campi da andare a vedere o a editare, oppure andare a sceglierci le nostre colonne all'interno della schermata. Quindi in questo momento mi ero scelto questi tre campi. Andiamo a vedere la voce attachment, ad esempio possiamo scegliere di far vedere alcune informazioni, quindi già a colpo d'occhio. Andiamo a vedere se trovo al volo qualcosa qua, mi fa vedere, questo è il nostro articolo, mi fa vedere dove è utilizzato, quindi così come gli articoli di Vault mi permette di andare a vedere dove è utilizzato e viceversa. Se si tratta di un assieme, da che cosa è composto? Quindi, andando sotto la bill of material, vedrò tutti gli articoli che lo compongono. Mi fa vedere lo stato di revisione, eventuali relazioni, gli item gestiti, le milestone, eccetera, eccetera. Quindi anche la parte di allegati e così via. Torniamo qua nella home page, vediamo se ne trovavo qualcuno tipo lui. Se non sbaglio, gli avevo caricato a suo tempo qualcosa. No, forse no, l'avevo pulito. Niente. Come non detto, volevo farvi vedere che all'interno di Fusion Lifecycle noi possiamo andare a visualizzare direttamente il 3D o appunto il file di visualizzazione dello stesso. Ok, in questo caso ho caricato un PDF senza dover scaricare il file. Questo perché Fusion Lifecycle utilizza il motore Forge, quindi una nuova tecnologia di Autodesk, che è quella che troveremo poi
direttamente anche nel Wolfing Client 2022, quindi in maniera completamente da web possiamo andare a scorrere, a navigare, a effettuare operazioni direttamente sul file 3D o sul suo allegato di visualizzazione. Torniamo quindi sulla nostra fase di gestione delle commesse. Questa è la webcast che abbiamo fatto prima, il PowerPoint che abbiamo appena caricato. E quindi da qui, tornando sul nostro approval workflow, possiamo vedere quelli che sono tutti gli stati che per il momento siamo andati a configurare. Come dicevo prima, Fusion 360 Manage è altamente customizzabile in maniera molto semplice, rapida e intuitiva, quindi si può veramente configurare come un abito su misura il PLM su quelle che sono le nostre necessità. Possiamo andare a vedere la cronologia del flusso di lavoro, quindi tutto quello che è successo dall'inizio fino allo stato attuale. Qualora ci sia necessità di tornare indietro, ovviamente si possono fare delle operazioni di rollback piuttosto che di annullamento della commessa e così via. L'ultima voce che volevo farvi vedere quest'oggi era la gestione dei ticket di assistenza. Quindi anche in questo caso siamo andati a sviluppare come NKE una workspace dedicata chiamata Service, dove all'interno della quale troviamo tutti quelli che sono i nostri ticket. Come si comportano i ticket di assistenza? Quindi apriamo un nuovo ticket, avrò un codice progressivo automatico in questo caso. Possiamo andare a scegliere o la matricola delle nostre macchine, dei nostri prodotti, oppure anche in questo caso decidere di andare a collegare manualmente un articolo su quello che è il ticket di assistenza. Vado a mettere una voce che mi sembra di averlo messo come campo obbligatorio. Anche in questo caso andiamo a scegliere il nome del cliente e andiamo a mettere con un campo di paragrafo l'indirizzo in cui deve andare a operare il tecnico. Questo perché? Perché magari il nostro cliente ha più sedi e quindi andando, il customer name è un link che quindi vi rimanda, dopo andiamo a vederlo, alla workspace dedicata con tutte le descrizioni, però magari ha più sedi, appunto. Quindi il responsabile della parte service può andare a scrivere nelle specifiche l'indirizzo, quindi facciamo così, l'inviate via Isonzo 1, tutto per. Posso andare a scegliere la tipologia di intervento, se è gratuito o a pagamento. Questo perché? Perché magari appunto un intervento mi rientra in garanzia, oppure il cliente ha un contratto di manutenzione e di assistenza con noi, oppure la garanzia è scaduta, non ha un contratto di assistenza, e quindi l'intervento che andremo a fare andrà in fase di fatturazione, insomma. Posso andare a mettere dei campi per dire di che cosa si tratta, quindi ho fatto un breve esempio, ad esempio facciamo un function fix e una mini descrizione di quello che è il problema che mi ha riportato il cliente. Quindi non funziona il rullo, facciamo così, tutto per. Vado a schedulare la data entro cui deve essere almeno iniziato il lavoro da parte del tecnico ed entro cui deve tassativamente finirla. Quindi deve iniziarla massimo entro il 31 di maggio e finirla il primo di giugno. Anche in questo caso, quindi vado a fare le mie attività, quindi gli dico chi deve andare a modificare lo stato del flusso in questo tipo di ticket, quindi nella parte service. Ovviamente mi metto io in ogni stato, salviamo le informazioni, operazione completata, quindi schermata di riepilogo. Ah, scusate, ho visto adesso, c'era una domanda, scusi signor Gianluca, il PJ2021 e la commessa? Sì, io in questo caso l'ho chiamata PJ2021 e indica proprio la mia commessa, quindi all'interno del flusso, torniamo un attimo, qua, torniamo nell'home page, scusatemi, ho visto adesso la domanda, chiedo scusa, quindi faccio un attimo un passo indietro. Opala, qui.
Abbiamo detto 2021003, quindi questa è la mia commessa esattamente. E nel mio approval workflow ho tutti gli step del nostro processo, diciamo così, quindi ricezione loro, ingegnerizzazione, ovviamente possono cambiare e possono essere snelliti, possono essere ampliati. Ognuno di questi avrà un responsabile, quindi nella gestione della commessa ci sarà sempre un responsabile per ogni step, però nella fase di task andiamo ad assegnare chi effettivamente sarà l'incaricato all'esecuzione di quella task. Scusatemi, torno sulla parte di service, ma mi ero perso. Si può usare come Gantt? Sì, assolutamente sì. Ritorno come non detto, qui sulla destra abbiamo il Gantt della commessa, quindi se io andassi ad inserire le task per ogni tipologia di voce, per ogni tipologia di step del processo, potrei andare appunto, vado appunto ad utilizzare contatto fornitori, giusto per, vado ad utilizzarlo proprio come Gantt di commessa vera e propria, assolutamente. Qui mettiamo velocemente ancora il mio nome, salva e chiudi. Ok, assegno. Questa, poi in questo caso ho sbagliato, ma dovrei dirgli che dovrei impostare già la data di inizio e di fine nel momento in cui l'ho creata. Adesso non l'avevo configurata a modo, diciamo così, facciamolo velocemente giusto per tornare indietro e vedere come cambia il nostro Gantt. Quindi andiamo sulle milestone, modifica. Ah, ecco, io non sono adesso in questo caso. Ah no, da quell'altro. Opa. Qual era la task? Sourcing, questa qui, giustamente. Rimani. Salva. Ok, quindi andiamo. Apro sempre quella sbagliata. Anche, perché sono sempre due, mi frega sempre il 50 e 50. Andiamo sulla fase di sourcing. Sotto le milestone gli posso andare a modificare la data di fine, quindi diciamogli ad esempio 22. Deve iniziare e il 30 finire. Quante attività si possono inserire? Infinite, quindi tutte le attività di cui abbiamo necessità si possono andare a inserire. Per ogni attività si può visualizzare immagini o file che desideri, certo, perché io vado a assegnare sotto la voce allegati una foto piuttosto che un file, appunto, ed è legato alla task. Poi nell'epilogo invece del progetto, quindi nel nostro PGA che avevamo visto iniziale, avrò l'elenco delle task con il suo stato di avanzamento e la situazione in cui mi trovo. Quindi abbiamo detto era project, questa qui adesso inizio ad avere troppe attività. Qui metto task and deliverable sono due. Ok, come vedete anche il Gantt si è allineato con quelli che sono gli stati, i termini, le scadenze, ecco, il termine che gli abbiamo dato. Come allegati invece troviamo in questo momento solamente il PowerPoint che abbiamo allegato appunto alla commessa. Se invece vado sotto ogni singola task, potrò vedere gli allegati della singola task. Ok, nel caso poi ci ritorno dopo, rifinisco allora la parte del service. Quindi dicevo, anche in questo caso vediamo il flusso, la gestione del flusso. Quindi abbiamo la task assegnata, aperta, la vado ad assegnare al tecnico, quindi gli dico assegna salva passaggio, quindi la persona che ho messo come incaricato dell'attività riceverà, come abbiamo detto, la mail e si troverà il task assegnato nella dashboard principale. Una volta ultimate le operazioni di assistenza, appunto, potrà andare a inserire sulla parte degli allegati il rapportino di intervento firmato dal cliente piuttosto che
la bola da cui ha scaricato i pezzi da sostituire, piuttosto che la scheda costi del viaggio, eccetera, eccetera, e cambierà lo stato in flusso di lavoro, quindi lo manda in chiusura intervento. Tornando in chiusura intervento, a questo punto il responsabile del service verificherà la correttezza dei dati, che il problema sia stato effettivamente risolto, e poi sulla base di quello che abbiamo visto prima, quindi se l'intervento dovrà essere gestito a pagamento piuttosto che in maniera gratuita perché è in garanzia, andrà a definire lo step successivo. Quindi in questo caso abbiamo detto di andare a chiuderlo. Sì, ho cliccato. Okay. Anche in questo caso, volendo, si può andare a, passatemi il termine, complicare un po' quello che è il flusso, quindi andare anche in questo caso a mettere delle task, come abbiamo visto prima per la parte dei progetti, delle commesse, è fattibile, insomma, quindi tutto dipende sempre dalla tipologia di attività che devono essere fatte e dalla tipologia della gestione del service delle vostre aziende. Quindi in questo caso ne abbiamo fatto una molto semplificata dove all'interno della scheda di riepilogo principale abbiamo la data di inizio e la data di fine, però nulla ci vieta di andare a fare, come abbiamo visto prima, un'assegnazione di attività e task. Mi è arrivata un'altra domanda, adesso la vedo subito, ci presto più attenzione. Il responsabile elettrico scrive le sue attività e il meccanico altre di sua pertinenza. Esiste qualche visualizzazione che possa aiutare? In che senso? Quindi, allora, possiamo creare o delle voci separate, quindi se è stata di ticket elettrico, tipo ticket meccanico e così via, oppure andare a mettere dei filtri su quelli che sono le voci che andiamo a utilizzare. Le attività sono collegate ma programmate da persone diverse. Ah, ok. Allora, si potrebbe pensare, adesso sto immaginando in questo momento, si potrebbe andare a linkare sotto poi il cliente le varie attività di tipologie e andrei a fare un'unica voce e inserire come responsabile, adesso avevo ticket assegnato, chiusura attività, eccetera. Si possono andare a fare degli step diversi, quindi chiamare le voci differenti e avere degli assegnatari differenti e mettere il vincolo che magari entrambi devono andare a creare e chiudere le proprie sottotask. Piuttosto che approvare il passaggio di stato e così. Quindi si potrebbe mettere sotto un'unica voce, quindi sotto l'unica voce service, come abbiamo visto prima, allora le due task, quindi io non posso passare allo stato successivo del mio workflow se le task che sono state create sotto non sono state chiuse dai vari responsabili. Quindi un unico ticket del service, due task differenti, quindi meccanico ed elettrico, entrambe devono essere chiuse. Potremmo andare a gestirlo in questa maniera. E anche in questo caso, ovviamente, avrò il mio Gantt che mi farà vedere, perché magari devo fare prima l'intervento meccanico dell'intervento elettrico o viceversa, oppure ci sono più controlli da fare, perché magari quello che mi riporta il cliente è questa anomalia, ma prima devo fare un intervento on site per verificare che sia corretto quello che mi ha riportato e così via. Quindi potremmo andare a gestirlo in questa maniera, volendo, quindi come se fosse una mini commessa a tutti gli effetti, invece che essere una commessa di produzione, una commessa di service. Spero di essere stato chiaro. Nella mia mente ho idea di come andarla a configurare in questo caso. Ecco, sì, perfetto, grazie mille, signor Della Rosa. Ovviamente tutto questo cosa poi permette di fare? Di tenere traccia di quelle che sono le nostre attività di service, le nostre commesse, lo stato delle commesse, la gestione delle anomalie della qualità all'interno del nostro workflow, perché all'interno di Fusion Lifecycle, come Fusion 360,
Abbiamo anche tutta la parte di change management e di gestione della qualità, quindi sotto ad esempio quality abbiamo le azioni correttive, le non conformità, eventualmente le analisi PMEA, RMA e così via. Anche queste possiamo andarle ovviamente a configurare come meglio crediamo e andare a riportarle direttamente sia sotto i clienti, quindi io andando sull'anagrafica di un cliente, scusate, ho detto che l'avrei fatta vedere. E me l'ero persa, allora supply chain, customers. Ok, quindi sotto un cliente, ad esempio NKE, ho le informazioni di riepilogo, ecco, quindi il suo customer, il suo sequenziale, il nome, l'eventuale logo, note, il sito internet, le informazioni principali, l'indirizzo, anche questo caso si possono mettere quanti ne vogliamo. E contatti chiave con anche i ruoli all'interno dell'azienda e tutto quello che insomma, ci può servire per andare a categorizzare il nostro cliente. Volendo, qua si può andare a inserire il tab articoli gestiti piuttosto che engineering change order, piuttosto che RMA, eccetera, eccetera, e in quel tab andare a riportare ogni volta che facciamo un intervento di service. Un'attività piuttosto che di contestazione e quindi vedere tutto quello che è successo su quel cliente. Viceversa, queste informazioni possiamo anche vedere direttamente sotto gli item, perché se io vado sotto un item, vediamo se lo trovo al volo qui, per esempio abbiamo le relazioni piuttosto che i manage item e quindi anche in questo caso potremmo andare a collegarli in autonomia in maniera automatica nel momento in cui creiamo un ticket di service piuttosto che una non conformità su questo codice, il riferimento qua dentro. Quindi abbiamo i riferimenti incrociati da ogni workspace e da ogni area in cui ci troviamo e andiamo a muoverci. Proprio perché il PLM ci servirà per gestire in maniera snella e fluida tutte le informazioni dei processi aziendali. Per oggi la mia presentazione è finita, rimango ovviamente a disposizione qualora ci fossero delle ulteriori domande o dubbi. Ovviamente, diciamo così, presentiamo, ancora, invertiamo impostazioni, inverti, ok, quindi andiamo a vedere. Vi lascio i miei riferimenti qua sotto, quindi qualora vogliate approfondire o avete delle ulteriori domande in merito a quello che abbiamo affrontato quest'oggi, scrivetemi pure e sarò lieto di rispondervi il prima possibile o magari anche di avere un incontro o di persona o comunque in maniera informatica per andare a sciogliere quelli che sono eventuali dubbi in merito a Fusion 360 Manager. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. A presto!